Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È morta all'età di 51 anni la scrittrice Michela Murgia. A maggio aveva rivelato, in un'intervista al Corriere della Sera, di soffrire di un cancro ai reni al quarto stadio. A confermarlo all'ANSA sono i suoi amici più vicini. Aveva scelto di vivere pubblicamente il periodo della sua malattia, continuando a raccontarsi attraverso i suoi canali social, ma anche facendo della sopravvivenza emotiva il tema dell'ultimo libro, Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi, uscito per Mondadori in primavera, presentato dall'autrice in maggio al Salone del Libro di Torino e ancora nei primi posti delle classifiche di vendita. Nata a Cabras, in Sardegna, nel 1972, Michela Murgia, prima di dedicarsi alla scrittura, ha svolto molti mestieri, tra cui l'insegnante di religione nelle scuole e la dirigente di una centrale termoelettrica. Sapeva passare dalla riflessione sulla spiritualità alle analisi sociali e politiche, anche vivacemente polemiche, sulle tentazioni moderne del fascismo. Praticava con naturalezza ostinata l'impegno per la parità di genere, era fiera della sua famiglia queer riunita in una casa con quattro figli d'anima, come li chiamava, e portava alta anche la bandiera della sua Sardegna e delle civiltà sarde, dei matriarcati ricchi di tradizione e misconosciuti, ai quali aveva dato voce con il suo romanzo più noto, Accabadora, con cui aveva vinto il premio Campiello 2010. Appena pochi mesi fa, poi, il 6 maggio 2023, aveva rivelato la sua malattia ad Aldo Cazzullo, durante un'intervista al Corriere della Sera. Un carcinoma ai reni al quarto stadio che le lasciava poco tempo. Lo aveva annunciato in modo più indiretto anche nell'ultimo libro, Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi, entrato subito in vetta alle classifiche librarie e tuttora ai primi posti. Un romanzo di racconti in cui aveva affrontato le crepe improvvise che stravolgono le esistenze, lutti, dolori, amori spezzati. Nella prima di quelle storie aveva narrato proprio lo shock della scoperta della malattia. Nelle ultime settimane, il rapido peggioramento. L'11 giugno aveva annunciato il ritiro dagli incontri pubblici e a metà luglio aveva sposato in articulo mortis Lorenzo Terenzi, per avere diritti che non c'era altro modo di ottenere così rapidamente. Sui social aveva pubblicato le immagini delle nozze, chiedendo ai lettori niente auguri, perché il rito che avremmo voluto ancora non esiste. Ma esisterà e vogliamo contribuire a farlo nascere. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.